sia nei miei quadri che nelle planimetrie, nelle piante e anche, ma specialmente planimetrie e piante, cioè sui piani, si vede che io prediligo sempre delle forme o chiuse o aperte che formano degli angoli che non sono mai retti, non sono per la forma precisa e definita quanto qualcosa, percorsi o spazi che rimandano ad altri. Di conseguenza sono delle indicazioni di percorsi più che degli spazi definiti. E questo è proprio così, è una scelta, perché in fondo è uno spazio che non vuole mai essere affermativo, non è uno spazio che appunto affermativo, che definisce delle certezze, è piuttosto uno spazio che lascia aperte tutta una serie di risposte. Questo fa sì che poi anche così nelle architetture che ho prediletto, ho sempre preferito l'architettura gotica all'architettura rinascimentale oppure ho sempre preferito l'architettura barocca. Sono forme appunto che non danno mai una visione certa, ma in un qualche modo rimandano a qualcos'altro. Questo lo si vede bene nei quadri, dove in fondo, come qua ci sono due centri e poi c'è tutto un percorso perimetrale, ma che rimanda per segmenti più che per linee continue e precise. E questo poi lo si vede anche nei colori. Non sono mai dei campi regolari, quadrati o rettangolari, sono sempre campi triangolari. Questo è una costante che lo vedo poi in tutti e questo lo si vede bene anche nei miei disegni. Che sia voluto o che invece dipenda così da una mia propensione a dare sempre ai segni risonanze altre, fa che questo è il mio modo di procedere. Se voi volevate anche sapere perché a un certo punto, già questa stanza, no, che in fondo era una stanza cubica, io proprio l'ho frazionata in una serie di parti in cui c'è sempre una messa a fuoco, l'accesso è sempre, come dire, qualcosa di parziale e poi si apre e tende a rimandare come eco ad altri spazi, perciò indicazioni di percorsi più che spazi dove si sta, se questo può convincere. In quanto poi è quello che mi chiedevate sull'uso dei materiali, tanto uno dei temi era quello che io avevo molto presente, la provvisorietà, sia per ragioni pratiche, sia proprio per una specie di scelta, la fragilità del precario rispetto
certezza del definito. Poi che le teste, siccome lavoro per piani, ecco che tendo a fare che un piano d'appoggio non sia poi il suo fianco, e questo è lo stesso, no? Perché mi sembra un modo che meglio disegni la ripartizione delle superfici, no? Una verticale, un'orizzontale, ma poi anche qui c'è come una messa in questione, non è che questo si ferma qua, si taglia obliquamente, lo stesso in questo punto, ci sono ragioni proprio pratiche, nel senso che in questo modo per l'esecutore si semplifica il problema dell'assemblaggio, no? Ecco perché, e nello stesso tempo fa che, che lo stesso colore su due piani differenti messi in non paralleli ma in un obliquo rispetto a quello di fondo fa che sono due colori e non più uno. Volete che ci muoviamo? Vogliamo rimanere qua? Perfetto, così. Va bene? Sì, penso di sì. O se c'è qualcosa d'altro che lei... No, io sono... ...che sia interessante di... No, se finisce tutto qua. È molto più facile e meno misterioso di quanto possa... si possa presupporre. Io appunto tendo sempre a creare situazioni di sorpresa, se si dice tra virgolette, perciò non mai preparare la visione, ma fare che improvvisamente si apra questa visione. Poi vabbè, ci sono interventi come dire, di commento come la banda rossa che rinforza ed evidenzia lo scontro tra una superficie obliqua e un'altra superficie, ci sono due colori, va bene, c'è questo segno che mette ancora più in crisi e scontro tra l'incontro di due superfici, ecco perché... Va bene? Va bene, me lo sono cavata prima di quanto pensassi.